Si è concluso il ciclo di incontri con i candidati a sindaco di Battipaglia dell'associazione Abitiamo il Futuro. Ieri la conferenza stampa per tracciare un bilancio degli incontri e per annunciare i prossimi appuntamenti in programma, a cominciare dal concorso fotografico dal titolo Noi siamo la storia. Noi chiediamo che il comune, l'amministrazione comunale, acquisisca il Teatro Garofalo affinché diventi il teatro di quartiere del Salotto Buono di Battipaglia, perché tutte le associazioni di danza, di disabili, culturali possono avere un luogo dove ritrovare momenti di incontro, momenti di rappresentazione della cultura che Battipaglia aveva e che ha perso. Per quanto riguarda la scuola di Amicis, noi vogliamo che rappresenti la fine della passeggiata di Battipaglia, un polo culturale, un momento di confronto, un polo in cui si possono incontrare le persone di tutte le età, di tutte le generazioni, dove i giovani possono andare a studiare, dove ci sia una biblioteca, una medioteca. Per quanto riguarda l'ex tabacchificio Ati Farina, noi vogliamo che diventi un polo espositivo e fieristico permanente, attrattivo per tutta la Piana del Sele e che sia anche, diciamo, un luogo di memoria di quello che è stato il lavoro delle nostre donne, delle tabacchine, dell'emancipazione femminile. Questi incontri sono stati molto proficui, siamo relativamente appunto soddisfatti. Quasi tutti i candidati sindaci hanno sottoscritto il documento da noi proposto, condividendone in pieno, diciamo, gli obiettivi e i propositi, chiaramente con delle diversificazioni che riguardano soprattutto le difficoltà legate chiaramente all'acquisto del garofalo, che dipende sempre, diciamo, da un discorso con la proprietà, e per quanto riguarda i fondi relativi al recupero dell'ex tabacchificio. Per quanto riguarda invece i candidati sindaci che non hanno sottoscritto il documento, questi ultimi sono l'architetto Di Cunzolo e la sindaca Cecilia Francese. Quest'ultima in particolare ha ritenuto valido il documento da lei sottoscritto con la città, con il suo programma, in quanto ci ha riferito chiaramente che quanto da noi proposto lei lo ha già chiaramente previsto nel suo programma. Finalmente una società civile che c'è un risveglio culturale a Battipaglia. Era atteso, era nell'aria e chiaramente i tempi burocratici non sono i tempi della società civile. E questo, se si aggiunge poi a Bintra e ad Extra le conflittualità, automaticamente poi diventano importanti e si accumulano i giorni. Questo diventa un grande delitto storico.